Oggi sono con la dottoressa Lucia Fortini, l'assessore Lucia Fortini per la pubblica istruzione, lei assessore alla pubblica istruzione e alle politiche sociali, candidata alla Regione Campania con la lista De Luca Presidente. Allora grazie di essere qua, questo è uno spazio che noi stiamo dedicando appunto alla politica per far conoscere al nostro pubblico i nostri candidati e anche il loro programma. Lei chiaramente viene da un'esperienza di già 5 anni e vorrei appunto che lei ci elencasse un po' i tanti progetti che lei ha portato, ha messo in essere in questo suo periodo. Ma l'esperienza in regione è stata entusiasmante, ci sono davvero tantissime attività che abbiamo messo in campo, alcune alle quali sono particolarmente legata, un po' perché venivamo da un periodo di disattenzione sia per quanto riguarda le politiche sociali che per la scuola. In parte anche perché ho visto come questi programmi hanno poi cambiato non solo il modo di fare scuola, ma anche il modo in cui docenti e studenti hanno cominciato a guardare l'istituzione. Nella nostra regione abbiamo investito sul trasporto scolastico gratuito, su progetti come Scuola Viva, che ha consentito l'apertura di 450 scuole al pomeriggio. Questo progetto, per quanto mi riguarda, è stato davvero vissuto come un figlio, perché siamo partiti non sapendo poi se potesse avere successo, e questo progetto invece poi è continuato per 4 anni. E vedere negli occhi degli studenti, dei ragazzi, dei docenti, la gioia, a volte, che ne so, ho visto dei ragazzi che hanno imparato a suonare il violino, qualcuno che ha fatto lezioni di equitazione, oppure laboratori tra i più disparati, mi ha ridato un'immagine della scuola come di un luogo in cui i ragazzi hanno cominciato non solo a sentirsi giudicati, perché a volte abbiamo problemi noi adulti ad essere giudicati, anche per i ragazzi, per i ragazzini, insomma, non è sempre semplice. Allora hanno cominciato a vivere la scuola in maniera diversa, e anche i docenti, che casomai non stressati rispetto a quello che è un lavoro in qualche maniera, di pomeriggio attraverso i laboratori si sono rapportati con i ragazzi in maniera differente. Bene, però so che questo è il suo fiore all'occhiello insieme a un altro progetto, Scuola di Continuità. Qual è questo progetto? Scuola di Comunità ha cercato di modificare quello che era l'approccio rispetto a Scuola Viva. Scuola Viva è un progetto che aveva una scuola capofila, che poi sicuramente poteva unirsi in rete ad altre scuole, ma poi aveva 4 enti del terzo settore che dovevano collaborare. Quindi noi abbiamo cercato di creare una comunità tra scuola e l'ambiente, il territorio sul quale la scuola insisteva, anche creando dei patti con i genitori. Scuola di Comunità faceva esattamente l'opposto, cioè un ente del terzo settore, certo, che doveva creare una rete con 4 scuole del territorio. La scuola è fondamentale, figuriamoci, insomma, sono assessore all'istruzione, per cui non potrei che parlarne bene, ma credo che la cosa più importante sia creare una comunità. La scuola da sola non ce la fa, non può farcela, e non è giusto che ce la faccia. Quando invece tu crei dei rapporti con il territorio, crei una squadra, il lavoro di squadra. Un coinvolgimento totale, certo, dove ognuno apporta il suo, quello che può portare, insomma. È esattamente così, e soprattutto noi abbiamo cercato di finanziare non solo laboratori che si rivolgessero ai nostri studenti, ma anche ai genitori. Io l'ho detto subito dal principio, andando nelle scuole, i genitori a volte, e lo dico da madre di una figlia di 17 anni, siamo terribili, abbiamo gruppi WhatsApp che fanno danni incalcolabili, a volte giudichiamo più che lavorare insieme con la scuola. Quando invece tu fai entrare all'interno della scuola i genitori, crei davvero un rapporto forte, e questo secondo me può anche rafforzare il lavoro che si fa con gli studenti, con i ragazzi. Ho visto mamme che hanno fatto laboratori di cucito piuttosto che di cucina, e a quel punto sono diventate delle alleate, perché quando tu entri dentro la scuola ti rendi pure conto di quante sono le difficoltà. A volte noi giudichiamo un docente non considerando che poi quella persona ha una vita, e casomai può capitare che un giorno sia più nervoso, insomma non è sempre facile, certo, lasciare i problemi fuori la porta. Quando però tu entri dentro
ti rendi pure conto di questi meccanismi e quindi riesci in qualche maniera a creare un rapporto di simbiosi, un'empatia che poi ti serve, come dire, per costruire anziché demolire. Lei infatti ha detto di essere mamma, quindi il suo essere mamma, ecco, di una figlia adolescente, quindi penso alla fase più difficile oggi per essere un genitore e per i pericoli, quanto l'aiutate e l'aiuta nelle scelte, appunto, le strategie poi da adottare? Mi aiuta perché mi fa sempre osservare la realtà. Quando programmi, spesso, non sempre, ma può capitare, non ti rendi conto che poi quella programmazione inciderà sulla vita vera delle persone. Allora anche immaginare, per esempio, che ne so, dei progetti, cercare di guardare le cose anche dal punto di vista di uno studente piuttosto che di un genitore, secondo me serve, perché alla fine quelle politiche devono rispondere a dei bisogni e quei bisogni non sono altro che delle cose che le persone desiderano, oppure problemi che devono essere affrontati nella quotidianità. Le faccio un esempio: quando abbiamo parlato per la prima volta di distanziamento per quanto riguarda ovviamente la scuola, certo, sappiamo bene insomma quanto sia problematico riavviare le attività all'interno delle scuole, a un certo punto mi sono posta la questione dei banchi. Non ci sono nelle nostre scuole banchi monoposto, ci sono banchi biposto, e questo per esempio il Ministero non se lo era ancora posto come problema. La questione è che se tu non guardi i problemi per quello che sono, ma guardando quella che è la realtà, cioè se tu non entri in una classe non ti rendi conto casomai che i banchi sono biposto, sembra una sciocchezza, ma è il modo in cui tu guardi le varie questioni che poi ti fa modificare quella che è la progettualità. Io credo che noi dobbiamo ogni volta guardare da più punti di vista quella che è la realtà, di modo che la nostra programmazione possa davvero fornire, certo, delle anche risposte. Modificarla poi di conseguenza, se il punto di partenza poi alla fine si rivela non fattibile rispetto a quella che è la realtà. Ma lei in tutta questa sua attività così appunto intensa, le volevo chiedere quanto la Regione le è stata vicino per sostenere tutti questi progetti? Ma io ho avuto un presidente che mi è stato vicino, soprattutto per me che non venivo da un'esperienza politica, quindi era la mia prima esperienza con la politica, e un assessore regionale ha grandi responsabilità e un enorme potere. Sapere di avere alle spalle un presidente che comunque potesse sostenere le mie scelte sicuramente mi ha aiutata. Poi è chiaro che insomma fai esperienza, ti rafforzi, ti rendi conto che qualunque scelta tu faccia può essere modificata, quindi non dico che cali il livello di responsabilità, ma ti rendi conto che quando agisci cercando di fare del tuo meglio, poi alla fine una serie di risultati puoi raggiungerli. Possiamo essere sereni per l'apertura delle scuole, così come la situazione, secondo lei? Dobbiamo. C'è un grande punto interrogativo al momento. Dobbiamo fare del nostro meglio. L'apertura delle scuole sicuramente è una priorità per la Regione. Ritengo che però le scuole non vadano solo aperte. Bisogna fare in modo che non si chiudano. E allora la partenza deve essere fatta in sicurezza, e dico questo pensando sicuramente alle responsabilità che hanno i dirigenti scolastici, ma anche sicurezza per i nostri docenti. La maggior parte di loro ha un'età che è compresa tra i 50 e i 60 anni e molti di loro hanno paura, me lo scrivono. Dobbiamo fare in modo che il ritorno a scuola non sia pericoloso per nessuno. Lo dico anche pensando ai nostri ragazzi, ai nostri studenti. In questo momento i ragazzi sono quelli, non dico più esposti, ma in realtà le informazioni che abbiamo a disposizione ci dicono che molti dei positivi sono proprio tra le fasce più giovani. Allora dobbiamo fare attenzione. Fare attenzione significa che dobbiamo cercare di mettere in campo una serie di politiche dal punto di vista proprio sanitario che debbano farci sentire almeno tranquilli rispetto a quello che potevamo fare. Allora immagino per esempio una campagna di screening. Il presidente, voi sapete che quella nazionale è su base volontaria, il presidente De Luca vuole invece con una propria ordinanza renderla obbligatoria, perché non siamo a due mesi fa in cui, come dire, il livello di contagio ci dava una maggiore serenità. Oggi noi dobbiamo pensare prima di tutto alla salute di tutti,
Le scuole sono luoghi in cui comunque si trovano 5, 600, 700 persone all'interno di un corpo di fabbrica. Allora dobbiamo fare in modo, con una campagna di screening sul personale scolastico, con una campagna a livello volontario sugli studenti, che pure oggi sono molto esposti, con l'utilizzo per esempio di termoscanner, quindi controlliamo la temperatura quando il personale scolastico, ma anche quando i nostri studenti entrano a scuola. Insomma, facciamo in modo di dare una maggiore tranquillità non solo al personale, agli studenti, ma anche alle tante famiglie. Bene. Di modo che le scuole non solo si aprano, ma non si chiudano. Il suo programma elettorale si baserà su dei punti nodali, almeno qualcuno ce lo può anticipare? Guardi, io per quanto riguarda la scuola, ne abbiamo parlato naturalmente con il Presidente, vorrei proseguire rispetto a tutte le attività che sono state messe in campo e sono davvero tantissime, dal trasporto scolastico gratuito, scuola viva, scuola di comunità, c'è un progetto sui BES che abbiamo lanciato, i bisogni educativi speciali sì. nelle nostre scuole, c'è un programma che si chiama Promossi, col quale abbiamo mandato in giro per il mondo tantissimi nostri studenti. Insomma, continuare rispetto a quello che è stato fatto. Per quanto riguarda le politiche sociali, io credo che si dovrebbe cambiare il paradigma. Tante volte noi partiamo dalle risorse per finanziare progetti, mentre invece dovremmo mettere al centro la persona. Per mettere al centro la persona sarebbe indispensabile, io credo, una legge regionale sulla, io ora dico sulla vita indipendente, cioè un budget da dare ad una persona con disabilità che poi possa in qualche maniera declinare quelle risorse rispetto a quelle che sono le sue esigenze, perché noi spesso siamo abituati a parlare di disabilità come se ce ne fosse una sola, mentre c'è un universo. E se però è così, cioè se c'è un universo quando parli di disabilità, perché non ce n'è una soltanto, devi anche pensare a delle politiche che siano cucite addosso alle persone. E poi delle priorità, io penso agli anziani, alla povertà educativa e alla disabilità. Ecco, penso che questo debba diventare centrale per la prossima programmazione. Bene, lei sa che abbiamo intitolato questa serie di interviste politiche per crederci ancora perché a volte si è disorientati in questo momento per quanto riguarda la scelta da fare politicamente. E allora a lei dico, perché la decisione di ritornare in campo e perché dovremmo credere nell'assessore Fortini? Ma qualche volta incontro delle persone che sono scoraggiate. Il punto è che la democrazia ci mette nelle mani un potere e anche una responsabilità enorme. Non possiamo pensare che le istituzioni siano criticabili se poi non siamo noi stessi che in qualche maniera ci prendiamo un pezzo di responsabilità. Essere oggi in campo per me è una responsabilità rispetto al potere che mi è stato dato. Se fai l'assessore poi devi avere anche la responsabilità di metterci la faccia. E votare per me, ecco, io chiedo supporto perché per le politiche che sono state realizzate che hanno dato dei risultati concreti, quindi un continuare quello che già è iniziato, un dare forza alle politiche più che alle persone. Non è tanto un voto a Lucia o all'assessore Fortini, è dire che quelle politiche hanno un valore e rafforzare quindi la convinzione che poi debbano essere le politiche quelle che devono essere giudicate, non tanto il fatto che per esempio una persona possa essere simpatica o antipatica, cugina, parente, oppure c'è qualcuno che in qualche maniera ti chiede il voto per, e dire quelle politiche hanno avuto degli effetti e noi quelle politiche sosteniamo. Noi la ringraziamo di essere stata qui con noi, le facciamo tanti auguri. L'assessore Lucia Fortini, candidata alle regioni, alle elezioni regionali per la Campania con la lista De Luca Presidente.
We'll be right back.